Benvenuti a questo match domenicale post carnevale qui a Cento, che vede la Valtur Cento contro gli Soninterni Bernareggio. Per Bernareggio col numero 0 Michele D'Ambrosio, col numero 3 Eric Ruiu, col numero 5 Enrico Marco Tomba, col numero 7 Simone Vecerina, col numero 9 il capitano Davide Bossola, col numero 10 Lorenzo Restelli, col numero 12 Giordano Bortolani, col numero 13 Federico De Bettin, col numero 20 Lorenzo Petrosino, col numero 22 Manuel Pastori, col numero 23 Giardini Samuele, col numero 28 Giacomo Boldini, allenatore Matteo Premoli, vice allenatore Marco Lanticardani. Per la Baltur invece col numero 00 Adama Ba, col numero 2 Piunti Giorgio, col numero 6 Sebastian Vico, col numero 7 Adrian Chiera, col numero 8 Andrea Graziani, col numero 9 Marco Pasqualin, col numero 11 Lorenzo D'Alessandro, col numero 14 Enrico Moboni, col numero 15 il capitano della Baltur Michele Benfatto, col numero 17 Carlo Cantone, col numero 22 Nicola Mastrangelo e col numero 32 Nelson Rizzitiello, allenatore Giovanni Benedetto, vice allenatore Andrea Cotti, assistente Michelangelo Parro. Oggi l'inno nazionale. Benvenuti a questo match domenicale post carnevale qui a Cento, che vede la Baltur Cento contro gli Soninterni Bernareggio. Per Bernareggio col numero 0 Michele D'Ambrosio, col numero 3 Eric Ruiu, col numero 5 Enrico Marco Tomba, col numero 7 Simone Vecerina, col numero 9 il capitano Davide Bossola, col numero 10 Lorenzo Restelli, col numero 12 Giordano Bortolani, col numero 13 Federico De Bettin, col numero 20 Lorenzo Petrosino, col numero 22 Manuel Pastori, col numero 23 Giardini Samuele, col numero 28 Giacomo Boldini, allenatore Matteo Premoli, vice allenatore Marco Lanticardani. Per la Baltur invece col numero 00 Adama Ba, col numero 2 Piunti Giorgio, col numero 6 Sebastian Vico, col numero 7 Adrian Chiera, col numero 8 Andrea Graziani, col numero 9 Marco Pasqualin, col numero 11 Lorenzo D'Alessandro, col numero 14 Enrico Moboni, col numero 15 il capitano della Baltur Michele Benfatto, col numero 17 Carlo Cantone, col numero 22 Nicola Mastrangelo e col numero 32 Nelson Rizzitiello, allenatore Giovanni Benedetto, vice allenatore Andrea Cotti, assistente Michelangelo Parro. Oggi l'inno nazionale.
4 secondi all'inizio del match che vede la Baltur contro la Lissone Interni Bernareggio. Per la Baltur entrate sono il capitano Michele Benfatto, il numero 8 Graziani, Carlo Cantone, Adrian Chiera e Nelson Rizzitiello. Rimarrà giù sicuramente Sebastian Vico per una botta subita in allenamento giovedì. Invece per Bernareggio le entrate sono Petrosino, De Bettin, Ruiu, Bortolani e Restelli. Minuto di silenzio per un tifoso venuto a mancare in questa settimana. Veramente pochissimi attimi, comincia la colonna sonora, ovviamente offerta come tutte le partite dagli Old Lions. Benfatto e Petrosino alla palla 2. La prima palla è per Bernareggio. Palla per Petrosino che consegna nelle mani di Bortolani. Chiude il palleggio Bortolani, va da De Bettin. Passaggio per Petrosino che si appoggia al tabellone. 2-0 per la squadra ospite. Bernareggio, Cantone. L'uscita di Chiera che non controlla, riesce comunque a recuperare il pallone. Benfatto, Cantone, dentro per Benfatto, si gira ma non trova il canestro Michele Benfatto. Riparte adesso Bernareggio con De Bettin, lo scarico per Petrosino, la palla che finisce in angolo da Bortolani che prende il tiro, sbaglia, rimbalzo di Benfatto. Chiera sotto da Rizzitiello, si ritrova fuori dai tre punti per recuperare il pallone. Cantone, si allarga Cantone, Rizzitiello, ecco sotto dal totem Benfatto, lo scarico per Graziani. Chiera attacca l'area, si butta dentro Chiera e trova i primi due punti la Baltur. Due pari. De Bettin, il blocco di Restelli e di Petrosino non viene sfruttato comunque dal play di Bernareggio, che finta il tiro, passo e tiro, buona la difesa di Rizzitiello che non consente niente. La palla ora nelle mani di Chiera. Chiera contro Petrosino, sotto da Benfatto, raddoppiato, lo scarico per Chiera che trova il canestro e anche il fallo. Potenziale gioco da tre punti per Adrian Chiera. E sono tre punti così con il tiro libero aggiuntivo per Adrian Chiera. 5-2 per la Baltur. De Bettin, arriva la palla a spalla canestro, Petrosino contro Benfatto, costretto a un passaggio non proprio bellissimo Petrosino, e un altro tiro
una padellata, come si può dire, con la giocata della Baldur, Cantone Rizzichiello, altri due punti. Buona difesa e buon attacco, si scalda Baldur. Demetin perde palla, un'altra buona difesa della Baldur. In cabina di regia Carlo Cantone. Rizzichiello prende la tripla, Rizzichiello, e sono 3-10-2. La Baldur costringe Bernareggio al primo time out. Pronti a ripartire con la rimessa dal fondo per Bernareggio. La palla nelle mani di Restelli, che riconsegna al playmaker Bortolani. Bortolani sulla buona difesa di Graziani. De Bettin sfrutta il blocco, lo scarico ancora fuori dai tre punti con Bossola. De Bettin, Bossola, attacca Bossola, fino in fondo, un'altra palla persa per Bernareggio. Adrian Chiera subisce il fallo di Lorenzo Restelli. Cantone aspetta l'uscita di Adrian Chiera. La palla consegnata a Rizzichiello, sotto da ben fatto, si appoggia al tabellone ma sbaglia il totem centese. Bortolani contro Graziani, buona difesa di Graziani che ora però si lascia battere a canestro Bortolani. Sblocca il punteggio Bernareggio. Graziani. Aspetta l'uscita di Adrian Chiera che si butta dentro, ben fatto per Cantone, il blocco Cantone, palleggio, arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo di Restelli. De Bettin, Bortolani, adesso Ruiu che prova a tripla, non va, rimbalzo di ben fatto, Cantone apre subito per Nelson Rizzichiello che chiama il blocco di Benfatto, il velo Benfatto, adesso attacca, va fino in fondo, subisce il fallo, segna e va in lunetta. Di là dall'oceano sarebbe Enduan. Pronto a entrare il numero 28 Baldini, sostituire Lorenzo Restelli. Arriva il gioco da tre punti per Benfatto. De Bettin. Ruiu. Ancora De Bettin. Spalla a canestro subito per Baldini contro Adrian Chiera. Sportellate sotto le planche. Si gira. Pennellata mancina, non va. Rimbalzo di Cantone, ma Baldini ruba subito il pallone. Adesso ci prova dalla lunga distanza e va a segno Bortolani. Cantone. Bella la palla di Cantone per Rizzichiello. Mamma mia,
Che giocata quella di Cantone Ristitello a memoria. Piede fischiato alla Baltur. Ritorna in campo Petrosino per Bernareggio ed esce Ruiu. Baldini sfrutta due blocchi, non vanno. De Bettin che prende, palleggia, arresto e tiro, non va, il rimbalzo di Ristitello. Cantone in cabina di regia, Ristitello. L'uscita di Benfatto che consegna la palla nelle mani di Graziani. Ecco Ristitello, prende, tira, spara un'altra tripla. Un altro canestro da tre punti di Nelson Ristitello. Buono Graziani, la difesa. Grandissima la difesa di Graziani, troppo però per l'arbitro che fischia il fallo proprio al giovane ex Virtus Bologna. Attacca Bernareggio con De Bettin che non trova una soluzione sotto il canestro. Va un'altra palla rubata, un'altra difesa della Baltur. Graziani fino in fondo, ma arriva la... Sembrava buona la stoppata, invece no, l'arbitro dice che la palla aveva già toccato il tabellone, quindi il canestro buono di Graziani. Punteggio è di 20-7 per 100, adesso un cambio per De Bettin che va a rifiatare al suo posto, entra Simone Vecerina. Bortolani. Bossola. No, Baldini, scusate. Cantone. Graziani. Ecco ben fatto contro Petrosino. Una finta, mamma mia! Tutti a scuola di piede perno, la Michele Benfatto che porta a casa altri due tiri liberi. Buono il primo. Sbaglia il secondo, 1-2 per Michele Benfatto. Graziani subito alla caccia del playmaker, appiccicato il classico gatto. Si sbraccia Bortolani che prende posizione su Graziani. Forse ci stava anche il fallo in attacco, ma la palla finisce nelle mani di Petrosino sotto il canestro. Contro Benfatto, vuole restituire, padellata contro il tabellone. Chiera riparte a tutta velocità, Graziani pronto al tiro, attacca, lo scarico per Ristitello, fuori dai tre punti, non va, ma gli applausi per Graziani della buona azione. E adesso arriva la buona difesa di Graziani, viene premiata, fallo in attacco. Esce Cantone, entra Pasqualin. Ed ecco Nelson Ristitello ingaggiato come come spazzino del Palarcos. Eccolo subito in cabina di regia Pasqualin. Chiera, Graziani. Graziani prende il blocco di Ristitello, la palla a Pasqualin, un po' fermo adesso l'attacco centese, il tiro sbagliatissimo di Ristitello che ha dovuto tirare all'ultimo secondo dell'azione.
punita questo brutto attacco della Baltur con il canestro di Baldini. 21-9, 2 minuti e mezzo ancora da giocare in questo primo quarto. Chiera, Pasqualini, ecco fuori dai tre punti Adrian Chiera. Money in the bank, Adrian Chiera spara la tripla a segno. Vecerina aspetta l'uscita di Baldini. Il fallo mi sembra fischiato a Michele Benfatto ai danni di Petrosino. Sì, il fallo di Benfatto. Esce Graziani tra gli applausi di tutti i tifosi centesi e gli applausi anche ovviamente del coach. De Bettin. Arriva la tripla che non va di Bossola. Altro fallo fischiato al capitano Benfatto. Ecco entrare il giovanissimo Adama Ba, che dall'inizio dell'anno i miglioramenti sono stati veramente veramente tanti. Ora deve dimostrare di poter rimanere in campo al posto del capitano Benfatto. Il raddoppiato e passi fischiati a Baldini. Pasqualini, Chiera, armato e spara Adrian Chiera, un'altra tripla. Sono 27 i punti della Baltur nel solo primo quarto. Per adesso manca ancora un minuto e 20 secondi. Petrosino, De Bettin, attacca De Bettin, prende spazio, arriva Adama Ba con i suoi tentacoli a cancellare il tiro di De Bettin. Chiera, Rizzitiello consegna la palla nelle mani di Pasqualin, finta di blocco Adama Ba. Adama Ba che non riesce a trovare un buon tiro con la buona difesa di Bossola, che sporca il pallone. Sarà rimessa dal fondo con 9 secondi sul cronometro per la Baltur. L'uscita di Chiera, Rizzitiello che subisce il fallo del numero 7 Simone Becerina. Buono il primo tiro libero di Nelson Rizzitiello. Sbaglia il secondo, 50 secondi al termine del primo quarto, riparte Bernareggio, prende, spara subito da tre punti Baldini. 28-12, Rizzitiello per Pasqualin. Rizzitiello, il passaggio per Graziani che non capisce. Palla persa per la Baltur. Non può chiudere con la palla in mano Bernareggio. Petrosino, De Bettin, ecco la palla ora di mani di Vecerina che attacca ma non va. 15 secondi, ora cercherà un tiro solo la Baltur. Pasqualini, Pasqualini che attacca, subisce fallo e andrà in lunetta per via del bonus raggiunto da Bernareggio.
esce Ernesto Rizzitello ed entra in campo Giorgio Piunti. Buono il primo per Pasqualini. Due su due, sette secondi. Bernareggio prova la tripla, subisce il fallo il numero 12 Bortolani. Saranno tre tiri liberi, ancora un secondo di gioco dopo i due tiri liberi, i tre tiri liberi, scusate. Assegno il primo. Due su due. Ultimo tiro libero e un secondo ancora da giocare. Tre su tre. Arriva il cambio, esce Bortolani, entra con il numero 5. Tomba Enrico Marco. Chiera che tira da metà campo. Niente, si conclude qua il primo quarto, 30 a 15 per la Baltur. Due minuti di riposo per le due squadre. Pronti a ripartire con il secondo quarto in campo per la Baltur da Alessandro Pasqualin, Chiera, Ba e Piunti. Per Bernareggio invece Bossola, Vecerina, De Bettin, Baldini e Pastori, che fa il suo ingresso in campo adesso. Adama Ba per D'Alessandro, che prende spazio sotto da Giorgione Piunti. Piunti che attacca, lo scarico per Ba, si fa trovare pronto, il tiro viene stoppato fallosamente però da Manuel Pastori. In lunetta ad Ababa. Buono il primo.
uno su due, prende rimbalza da Mabassi, gira, bellissimo il movimento di Adamabà che subisce il fallo, andrà in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Mamma mia, i miglioramenti di Adamabà. Cambio per Bernareggio, rientra Ruiu e Bortolani, escono il numero 7 Vecerina e Pastori. Arriva a gioco da tre punti di Adamabà. De Bettin. Ruiu. Viene oscurata la via per la tripla. Baldini. Baldini contro Piunti. Rimane attaccato Piunti. Baldini prova il tiro. Piunti commette fallo. Saranno due tiri liberi. Due su due di Baldini, più 17 per la Valtur. Pasqualini, Piunti, Pasqualin, brutto passaggio per Adamabà, palla persa per la Baldur. De Bettin non riesce a trovare un buon tiro, anche se aveva preso bene spazio su Pasqualin. D'Alessandro vuole andare avanti col gioco, non prende il tiro da tre punti, la palla per Ba. Il fallo fischiato al numero 28 Giacomo Baldini. Rimessa dal fondo per la Baltur. Pasqualin. La palla che finisce nelle mani di D'Alessandro, riconsegna subito al playmaker Pasqualin, adesso dentro per Ba, un altro passaggio sbagliato, forse questo giro c'è anche un po' di colpa sul controllo di Adamabà, comunque un'altra palla persa per la Baltur. De Bettin, il blocco di Baldini, Baldini che attacca adesso la difesa di casa, in angolo lasciato da solo De Bettin che sbaglia, rimbalzo di Piunti, Chiera, Piunti, Pasqualin in angolo da Alessandro, Pasqualin ora lo scarico per Piunti, prende spazio da Babà, si gira, si appoggia al tabellone, altri due punti per Adamabà. Altro fallo fischiato a Piunti, terzo fallo, costretto al cambio il coach Giovanni Benedetto. Rientra Cantone per la Baltur, la rimessa di De Bettin per Bernareggio, Baldini. Ruiu attacca da Babà. Prova il tiro ma oscura la vallata da Babà, fischiato il fallo a Cantone, un altro fallo fischiato alla Baltur.
Pronto a entrare in campo Restelli, esce Ruiu, forse per la non buonissima scelta presa contro la Damaba. Esce De Bettin, fuori dai tre punti, aspetta Restelli. No, Bortolani, scusate, che prende il tiro, rimbalzo in attacco del numero 10 Restelli. La palla ancora nelle mani di De Bettin, che subisce un altro fallo per la Tramec di Adrian Chiera. Bortolani sotto le planche per Bossola, lo scarico, la tripla e non va a segno. Palla persa. Palla persa per... non c'è il recupero, diciamo, della Baltur. Quando la palla è stata toccata da Alessandro, aveva un piede sulla linea. Rimessa per gli Sony interni Bernareggio. Baldini. De Bettin. De Bettin che attacca, lo scarico per Bossola in angolo. Non arriva il canestro di Bortolani. Chiuso molto bene da Damaba. Adesso Pasqualin per Cantone, da Alessandro ancora in angolo per Chiera. Ecco che riceve sotto le planche da Alessandro, che finta il tiro, poi va a tirare, subisce il fallo e Andrea Lunetta per due tiri liberi. Lollo da Alessandro. Dopo una vita passata a difendere, la Baltor torna di là, subisce fallo Andrea Lunetta. Su due per Lollo d'Alessandro, pronto a tornare in campo Petrosino e Vecerina al posto di Bossola e Baldini. Vecerina, Petrosino, De Bettin, Petrosino che prende, spara da tre punti, sbaglia, corto sul primo ferro. Pasqualin che passa velocemente la metà campo, il blocco di Adamaba. Lo scarico per D'Alessandro che consegna la palla nelle mani di Adrian Chiera, che si allontana, punta l'uomo, lo attacca, scarico. Pasqualin fuori da tre punti, sbaglia. Adamaba ci mette i tentacoli sotto per Chiera che si butta dentro, cerca il fallo, non arriva la chiamata, sbaglia il tiro, riparte Bernareggio con Vecerina che rischia l'infrazione di passi non fischiata, rimbalzo di Adamaba. Si anima un po' la partita. Pasqualin, Cantone, dentro per Ba che si appoggia, si mangia un canestro già fatto a Damaba sul cubo dei cambi per la Baltur. Graziani, buona difesa di Ba che concede solo il fondo a Vecerina che pesta la linea, perde palla. Minuto chiamato da Lissone Bernareggio.
Torna in campo la Baltur con Pasqualin, Cantone, Graziani che entra al posto di Chiera, Lollo D'Alessandro e Adamabà. Quintetto piccolo per coach Benedetto con D'Alessandro da 4. Palla recuperata per Bernareggio, attacca con Bortolani. Buona la difesa di Cantone che costringe Bortolani a tornare fuori dai tre punti. Bortolani adesso attacca, Bava fino in fondo, lo scarico in angolo per De Bettin. Buona la posizione di Ruiu che subisce fallo da parte di del numero 17 Cantone. Ero convinto la chiamata fosse ai danni di Adamabà. Secondo fallo per Carlo Cantone. Ruiu, due su due per Ruiu. Pasqualina a occuparsi della rimessa. Cantone ora pressa tutto campo la Lissone Bernareggio. Graziani, Cantone, Graziani, finta il tiro, fa saltare l'avversario, segno Graziani. Fallo in attacco evidentissimo del numero 12 Bortolani. Esce Cantone per problemi di falli. Rientra Adrian Chiera. Pasqualini. D'Alessandro per Chiera, in angolo per Graziani, la palla che torna nelle mani di Chiera. Questo è il gioco che vuole Benedetto, veloci, passaggi veloci. Chiera, dentro per Ba, sbaglia il passaggio, palla recuperata da Ruiu. De Bettin. Adamabà che rimane su De Bettin, Ruiu si svita in mezzo l'area a oscurare la vallata. Il solito Adamabà che recupera il pallone, palla nelle mani di Pasqualini che attacca a tutta velocità, subisce il fallo, altro giro in lunetta per Pasqualini. Pasqualini, rimbalzo in attacco di Adamabà che si contende la palla, la ruba e l'ultimo tocco ed è numero 10 Lorenzo Restelli, palla che rimane alla Baltur. Adamabà, Pasqualini che esce dall'angolo, si butta dentro Pasqualini, va, tiro a tabellone, vorrebbe il fallo, non arriva il canestro. De Bettin in angolo, gli ritorna la palla in mano, Baldini adesso che prende spazio, punta l'uomo, arresto e tiro da tre punti, sbaglio, il rimbalzo di Chiera. Pasqualini che aspetta
l'uscita su D'Alessandro, infrazione di campo per la Baltor, minuto chiamato da coach Giovanni Benedetto. Si ritorna in campo con De Bettin, buona la difesa di Pasqualin. De Bettin fino in fondo, a segno D'Alessandro. Pasqualin ferma il palleggio, fermo molto l'attacco della Baltor. Chiera spinge, va dentro, buono il canestro, subisce il fallo e va in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Adrian Chiera, coach Giovanni Benedetto, che chiede a Pasqualin il perché blocchi il palleggio. Gioco da tre punti di Adrian Chiera, 43-21. Piede fischiato alla Baltor, pronto a tornare in campo il leone Nelson Rizzitiello al posto di Adrian Chiera. Ecco, pronto a tornare da tre Lollo D'Alessandro. Si butta dentro, arresto e tiro, non va per Vecerina, rimbalzo neanche a dire di Nelson Rizzitiello. Pasqualino, Rizzitiello prende, spara subito Rizzitiello, un po' freddo forse, ma rimbalzo in attacco, quindi è stato un buon tiro. Adamabà, il blocco, Pasqualin si butta dentro, alza la palla, Adamabà un po' scarico su questo, altri 14 secondi per la Baltor, Pasqualin si butta dentro, l'alza di nuovo, arriva, non arriva lo show, è rimasto per terra, si è fatto male Adamabà, arriva il tiro e adesso il fischio, non può fermare il gioco l'arbitro, è da regolamento, può essere brutto finché volete ma da regolamento non può fermare il gioco se il giocatore non ha sbattuto la testa. Scusate, ovviamente se la squadra del giocatore che si è fatto male sta tornando a difendere.
D'Alessandro prende spazio, non va il tiro, rimbalzo di Bossola, riparte subito Bernareggio con De Bettin, va fino in fondo, alza la parabola, l'arcobaleno in faccia ad Amabà, il canestro più 20 ancora per la Baltur, 1:10 da giocare. Pasqualini, Graziani, Nelson, Rizzitiello ad Amabà, D'Alessandro e il fallo subito da Rizzitiello. Esce Petrosino in campo, Ruiu, esce il numero 5 Marco Enrico Tomba e torna in campo Baldini. Segnato diverso. Sbaglia il primo tiro libero Rizzitiello. Assegno il secondo, ultimo giro di lancette e poi al riposo lungo Baldini. Bossola aspetta l'uscita di De Bettin, su di lui Rizzitiello. Bossola prende posizione contro Pasqualillo, scarico la palla quasi recuperata da Graziani, adesso il tiro buttandosi all'indietro di Becerina, non va, rimbalzo per la Baltur. Pasqualin sotto ad Alessandro che prende spazio, stoppato da Alessandro, rimbalzo in attacco ancora di Lollo, d'Alessandro, Pasqualin, la tripla di Pasqualin, non va, rimbalzo in attacco di Graziani che si appoggia al tabellone, 8 secondi, chiama il cambio su tutti i blocchi il coach, la palla recuperata dalla Baltur, 1 secondo, Pasqualin sulla sirena, arrivato già il fischio che non sarebbe stato buono il gioco, si va negli spogliatoi con più 23 di scarto, 46-23, 15 minuti di pausa, intanto godetevi lo spettacolo. Pronto per il secondo tempo, Baltur 46, Bernareggio 23. I due migliori realizzatori dell'incontro sono Adrian Chiera con 14 e Rizzitiello con 12. Si riparte con De Bettin. Attacca dentro per Bossola che prende il tiro, sbaglia, rimbalzo di Benfatto che l'hanno sbrinato prima di rimetterlo in campo, problemi di falli subito per il lungo centese, l'uscita di Chiera dentro per Rizzitiello che prende spazio, annullato il canestro per il fallo, è venuto prima dell'azione di tiro, fallo del numero 28 Giacomo Baldini. Pasqualin dentro per Rizzitiello, Rizzitiello attacca, lo scarico per Graziani che prende la tripla, sbaglia, rimbalzo di Bortolani che apre per Bossola, va dentro libero, 2 punti appoggiati al tabellone e le urla di Giovanni Benedetto. Pasqualin, Chiera, ancora Pasqualin, ecco Rizzitiello consegnato per Chiera, Rizzitiello fuori dai 3 punti, dentro dal totem, si svita sulla linea di fondo, a canestro il totem, altri 2 punti appoggiati al vetro,
il blocco non chiamato, il cambio difensivo, ora Pasqualino di Zitello, arriva la tripla, il rimbalzo di Graziani, la palla che carambola nelle mani di Adrian Chiera. Pasqualì, Rizzitiello attacca, lo scarico per Benfatto che subisce il fallo ma non arriva il canestro. Giro e lunetta per Michele Benfatto. Su due per il Benfa, più 25 Baltur. Bossola, Baldini per la tripla di tabella di Bortolani. Un po' di rumors dentro il palazzo dopo questa tripla non dichiarata. Pasqualin, Rizzitiello, Graziani. Recupero di Bossola, la palla ora nelle mani di De Bettin. Un fallo non fischiato, forse qua, norma del vantaggio quasi. E il fallo fischiato ad Adrian Chiera che mette la mano su un giocatore per cercare la palla. Secondo fallo per Adrian Chiera. De Bettin, Bortolani si butta dentro, alza la parabola, non arriva comunque il canestro, il rimbalzo per la Baltur con Pasqualin che subisce, prende il blocco di Benfatto, alza il tiro a tre punti, non va, ancora Bortolani con la palla tra le mani, De Bettin sotto la bossola che prende, si gira, tira in faccia a Benfatto, il canestro. Pasqualin, Rizzitiello, ben fatto il passaggio per Graziani che aspetta l'uscita di Chiera, servito Adrian che attacca Bossola fino in fondo, subisce il fallo. Pasqualin, il blocco di Rizzitiello, Graziani, Chiera, passaggio difficile per Benfatto che non controlla, la palla finisce sulla linea laterale, fuori, palla persa per la Baltur, Bernareggio adesso con De Bettin, Baldini. De Bettin che finta il tiro da tre punti, attacca, palleggia sulla linea di fondo, palla persa. Pasqualin chiama il gioco, l'uscita di Chiera, riceve il Rizzitiello. Adesso Graziani dentro, a segno ancora Andrea Graziani. 8 punti per il giovane class scuola Virtus. Buono il primo.
2 su 2 per De Bettin, più 20 per la Baltur. Buono il pressing della squadra ospite con il recupero perfezionato da Baldini. Bossola prende il tiro da 3 punti. Bossola, errore, rimbalzo sporcato ma recuperato da Pasqualin. Ristitiello, Chiera, Graziani che finta il tiro, ancora la palla nelle mani di Chiera, c'è il blocco alla sua sinistra di Nelson Ristitiello. Velo, Pasqualin, ecco sotto la palla per Ristitiello, sporcata dal numero 12 Giordano Bortolani. Rizzitiello, tiro, non va a segno, ma comunque ben fatto, sporca il pallone, palla recuperata Pasqualin. Graziani, Graziani per Rizzitiello, si butta dentro, la stoppata considerata fallosa. Altro giro in lunetta per la Baltur con Rizzitiello. Esce Restelli, torna in campo Manuel Pastori. Buono il primo. Sbaglia il secondo. Invasione di ben fatto, fermato il gioco, rimessa laterale per Bernareggio. Adesso De Bettin che attacca Pasqualin, si arresta, Bossola fino in fondo, sbaglia però il passaggio recuperato da Adrian Chiera. Pasqualin, Rizzitiello dentro dal totem, si svita, piede per Graziani, Chiera, la tripla di Chiera corta, ma arriva il totem che prende il rimbalzo, si appoggia al tabellone, altri 2 punti per il capitano Michele Benfatto. De Bettin. La tripla di Pastori non va, ben fatto col rimbalzo, ora in cabina Adrian Chiera, ben fatto che ribalta per Pasqualin. Grazie. Rizzitiello con la tripla che non va, Rizzitiello addirittura prende il rimbalzo alla sua tripla, prova ad appoggiarsi al tabellone, ostruito il tiro, l'errore di Nelson Rizzitiello. Bortolani, Bossola, lo scarico per Baldini, si fa trovare pronto e canestro. Pasqualin, Graziani, palla recuperata da Baldini e fallo fischiato a Marco Pasqualin. Minuto chiamato da coach Giovanni Benedetto. Secondo fallo per Pasqualin. Questo era top.
parte con la rimessa laterale di Vecerina. De Bettin prende il blocco di Petrosino e subisce il fallo. Vedremo a chi verrà segnato il fallo, al numero 9 Pasqualini. De Bettin, Vecerina prende il blocco di Pastori, si alza per la tripla, un'altra di tabella non ce la saremmo aspettata. Chiera, ben fatto Graziani per il Rizzitiello. Buona la giocata della Baltur, che dopo il minuto torna in campo visibilmente più carica. Adesso Rizzitiello contropasto Petrosino. Vecerina, Vecerina attacca, ben fatto l'uscita di Rizzitiello su Pastori, non concede niente Rizzitiello, l'errore di Pastori, ben fatto, attacca sotto le planche da Rizzitiello che si appoggia al tabellone ma non trova il canestro. Vecerina dentro per Pastori, alza la parabola, il canestro più 21 per la Baltura, 2 minuti alla fine del terzo quarto. Graziani, Chiera, Pasqualini, Pasqualini, ecco la palla sotto il totem contro Petrosino, alla fine decide di tirargli in faccia, l'errore del capitano, ben fatto. Ben fatto contro Petrosino, sportellate sotto le plance, l'errore di Petrosino e la palla persa per Bernareggio. Entra Piunti per Rizzitiello. Rugno, Baldini, Bortolani, Petrosino e Vecerina per Bernareggio. Pasqualini, Chiera, Graziani, Piunti e ben fatto per la Baltur. Chiera sotto da Giorgio Piunti, subito per farlo tornare in partita Pasqualini, che perde un'altra palla. Baldini palleggia, resta il tiro di Baldini, non va, rimbalzo di ben fatto. Chiera, va a finire in fondo Andrea Chiera, un altro fallo e buono canestro. E c'è anche il cambio, pronto a entrare Erfarina, non numero 0-0 Adamaba. Gioco da tre punti per Adrian Chiera. La palla nelle mani di Ruiu, lo scarico per Petrosino, Vecerina fa saltare tutti Baldini, subisce il fallo, giro in lunetta per Baldini. Fallo fischiato a Graziani.
2 su 2 per Baldini. Chiera, pressing a tutto campo per Bernareggio, bravo Pasqualin a passare e a subire fallo proprio dal numero 7 Simone Vecerino. Bernareggio non può fare a meno del suo playmaker, torna in campo De Bettin. A segno il primo di Pasqualin. Uno su due per Pasqualin, rimbalzo di Petrosino. Ruiu Petrosino. Palla consegnata nelle mani di De Bettin, 14 secondi, non può chiudere con la palla in mano, c'è qualche secondo di discrepanza. La palla in angolo comunque per Bortolani che non va, rimbalzo di Adamabà, 3 secondi, la palla rubata, la tripla fil di sirena di Bortolani che non va a segno. Si conclude qua il terzo quarto, 61-38 per la Balto, 2 minuti di riposo. Ultimi 10 minuti di match fra la Baltur Centro e la Lissone Interni Bernareggio. 61-38 conducono i padroni di casa. Pasqualin. Punti. Pasqualin che recupera un pallone ormai perso, non ci arriva neanche Adamabà, ci arriva De Bettin. Lasciato solo Baldini fuori dai tre punti che spara ma corto sul primo ferro. Pasqualin. Piunti che prende e spara da tre punti, sbaglia, rimbalzo, arriva prima di tutti Petrosino, la palla per Giardini. Petrosino attacca, va, la palla recuperata da Graziani. Piunti, il passaggio no look per Ba,
Oh, intanto l'esordio per in questa partita di Mastrangelo, cambia Graziani. Esce tra gli applausi del pubblico di 100 Graziani. Pronto in campo Mastrangelo. Ci ho giocato contro un lavoratore super, ho visto miglioramenti incredibili da parte di questo giocatore, scuola Vis Ferrara. Campione d'Italia anche under 20. De Bettin, Giardini. Giardini si butta dentro, lo scarico per Pastori, due punti. Forse il fallo di Baldini non fischiato, viene fischiato fallo. Sembra fallo al numero 7. No, fallo numero 9 Pasqualini. Pastori sotto da Baldini, che vanta qualche centimetro, qualche chilo contro Pasqualini. Chiera. Chiera non riesce ad attaccare la difesa di Bernareggio. Pasqualini contro Bossola, fino in fondo, la palla sporcata fallosamente. Fallo del numero 22 Pastori. Pronto ad entrare in campo Restelli per Pastori. Piunti fuori dai tre punti, finta il tiro, non ci casca Restelli, la palla per Adama va fuori dai tre punti, che consegna nella mano di Pasqualini. Piunti sotto, Mastrangelo recupera, costretto a recuperarla, viene fischiato fuori su qualche dubbio degli spettatori vicini e palla persa della Baltor. Pasqualini pronto a recuperare palla, si butta dentro, viene stoppato, troppa fretta per Pasqualini, che aveva 24 secondi sul crono, 19 ha tirato, che ne erano passati solo 5 di secondi. Predica la calma Giovanni Benedetto, intanto c'è la palla persa per Bernareggio, ancora rimessa in attacco per la Baltor. Adama va, Mastrangelo, Chiera, si butta dentro Chiera, torna fuori dai tre punti, il blocco di Adama Ba. Piunti, viene stoppata in modo falloso, dice l'arbitro, il fallo fischiato a Restelli. Due tiri liberi per Giorgio Piunti, e ancora zero punti. De Bettin per Baldini, che tira un'altra volta da tre punti, un altro errore per Bernareggio. Chiera, va. Pasqualini, Piunti, ancora Pasqualini, 9 secondi per andare al tiro, va dalla media, sbaglia, il rimbalzo di Piunti, subisce il fallo, va a canestro.
Un altro giro in lunetta per Piuntica, solo un tiro libero per fare un bel gioco da tre punti. Ah sì, no, buono gioco da tre punti di Giorgio Piunti, De Bettin, 65-40, è dato il punteggio più 25 per i padroni di casa, Giardini. Si butta dentro Baldini, Skyhook di Mancino, non va a segno, Pasqualini, va, Chiera, ecco Mastrangelo adesso. Il passaggio per Adrian Chiera che spara a tre punti, un'altra tripla per Adrian Chiera che miglior realizzatore del match. Bello il passaggio adesso di Bernareggio che non conclude con il canestro. Pasqualin per Ba che schiaccia, ecco 30 per la Baltor con la schiacciata di Adama Ba. Bossola, lo scarico per Petrosino, ma c'è l'ultimo tocco di Adama Ba. Sarà rimessa dal fondo per Bernareggio. Bossola che riceve da seduto, la palla recuperata di Adama Ba che vuole attaccare Petrosino, giro dorsale, palla direttamente fuori, no, stoppata di Petrosino, sarà rimessa dal fondo per la Baltor, minuto chiamato da Bernareggio in questo caso. Cinque minuti e mezzo alla fine del match, vede 70-40 i padroni di casa in vantaggio. L'uscita di Mastrangelo, eccolo Chiera fuori dai tre punti, Piunti, Mastrangelo che attacca, lo scarico per Pasqualin che sbaglia la tripla, l'ultimo tocco è di Adama Ba. Rimessa dal fondo per Bernareggio, incaricato Bossola. Palla quasi recuperata dalla Baltor con Chiera. De Bettin.
Bossola prende il tiro, airball, palla recuperata da Pasqualini. Mastrangelo, Piunti, ancora Pasqualini. Ba che prende il tiro dalla lunetta. La palla quasi recuperata da Mastrangelo, l'ultimo tocco è proprio del giocatore biancorosso. Sarà ancora rimessa per Bernareggio. Si butta dentro e si prova ad appoggiare al tabellone Bortolani, non va. Chiera, eccolo in angolo da Mastrangelo che finta il tiro sotto da Giorgio Piunti, fallo subito. Pronto ad entrare in campo Andrea Graziani, standing ovation per Adrian Chiera, miglior realizzatore del match con 29 punti, con 24 di valutazione. Scusate, con 20 punti, con 29 di plus minus, scusate. Assegno intanto Piunti. Due su due. Giardini con Graziani attaccato. Bello ora il passaggio di Petrosino sulla dormita di Piunti. Graziani. Piunti vuole il pallone. Pasqualini. Pasqualini attacca, lo scarico in angolo per Mastrangelo che prende la tripla. Era già dentro la tripla di Mastrangelo, rimbalzo di Adama Ba che se ne mangia un altro da sotto canestro, rimbalzo comunque a favore della Baltur. Pasqualini si butta dentro, ancora in angolo per Mastrangelo, la tripla di Piunti. De Bettin, fino in fondo, la stoppata di Piunti. Giardini prende il tiro solo da due punti, però Pasqualini, ecco Ba sotto le planche, altra schiacciata di Adama Ba su assist di Pasqualini. Graziani non molla un centimetro. Pronto a entrare anche il giovane scuola 100 Guponi in doppio tesseramento con la Serie D Veni Basket di San Pietro in Casale. Esce Pasqualini. Si butta dentro Petrosino, sbaglia, rimbalzo proprio di Govoni. Mastrangelo, Piunti, Graziani dentro per Piunti che prende il tiro, a segno Giorgio Piunti. Ci ha messo un attimo a scaldarsi, ma quando è caldo Giorgio Piunti fa davvero male. L'abbiamo visto più volte contro, quest'anno per fortuna ce l'abbiamo in squadra, Giorgione Piunti. Mastrangelo in cabina di regia per la Baltur, ultimi due minuti, prende il blocco, si butta dentro,
A segno Mastrangelo. De Bettin in angolo. Finta tiro a tre punti, salta Mastrangelo, rimane comunque attaccato, la tripla di De Bettin. Canestro tre punti. Mastrangelo. Il blocco di Ba. Mastrangelo chiama Ba per un altro blocco, finta di andare sul blocco, lo scarico. La palla persa da parte di Nicola Mastrangelo, ultimo minuto e 12 secondi. Giardini. Graziani comunque a tutto campo a mettere pressione, e qua e si vede che conta. Altra palla persa per Bernareggio. Mastrangelo, Piunti, Govoni, ecco Govoni contro Petrosino, Piunti, Graziani, si gira, tiro, cortissimo il tiro di Graziani, rimbalzo di Petrosino, 40 secondi al termine del match e parte la Rosa Munda per gli All Lions, tutto il pubblico in piedi ad applaudire la Benedetto. Non può chiudere con la palla in mano la Baltur, quindi altra azione del match, probabilmente l'ultima. Piunti, Govoni, Ba. Ecco Piunti che attacca, si gira sul piede perno, Piunti non va. 4 secondi e partono i titoli di coda. La Baltur vince 81-47 contro la Lissone Interna e Bernareggio. Prossimo appuntamento sabato 3 febbraio, Baltur 100 contro Lugo, che è orfana di Matteo Serravalli, infortunio che lo terrà fuori fino a fine stagione al tendine d'Achille. Qualcosa qua ne sappiamo di tendine d'Achille, gli auguriamo buon recupero. Per stasera è tutto, ci vediamo sabato 3 febbraio alle ore 20:30 al Palabanca di Romagna.